Ciao ragazzi, bentornati sul canale, un saluto da vostro Alessandro e benvenuti in questo nuovo video. Si parla nuovamente di smartphone. È arrivato Poco M6, in tantissimi avete sentito parlare di Poco M6 Pro, ma in pochissimi avete sentito parlare di lui, Poco M6 Liscio. E io sono appositamente qui per presentarvi uno smartphone diverso e soprattutto vedremo che cosa ci offre in questa fascia di prezzo. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime news. Noi ci vediamo tra poco con l'unboxing di Poco M6. Ci siamo, iniziamo l'unboxing di Poco M6, confezione gialla e nera, come abbiamo visto su tantissimi Realme. Non troviamo tantissimo sulla scheda tecnica, qui troviamo la versione e il colore 628, colorazione silver. Ci armiamo di taglierina e andiamo ad aprire il tutto. Apriamo la confezione, vediamo che cosa ci nasconde il contenuto, vediamo persino se abbiamo degli accessori inclusi in confezione. Partiamo subito dal primo cofanetto. Apertura laterale e qui troviamo il classico spillino che ci servirà per andare a visionare il carrellino. Cosa troviamo anche all'interno? Andiamo per ordine. È presente la manualistica come su tutti gli smartphone e qui troviamo, sento già una robustezza da parte della cover in dotazione, cover con angoli rinforzati e leggermente azzurrina e va a proteggere persino gli angoli sulla parte superiore del pannello. Andiamo a vedere come si sposa, la mettiamo da parte e quindi abbiamo già la coverina in dotazione. Vediamo subito che troviamo il nostro Poco M6 e spostiamo un po' il tutto, lo vedremo tra poco. Proseguiamo con alzare il separatore e qui troviamo subito il cavetto USB A, USB di tipo C per andare a ricaricare la batteria interna da 5030 mAh, ma qui vi faccio vedere che abbiamo persino una ricarica rapida, caricatore incluso in confezione, 33 watt. Dovrebbe ricaricare la batteria in circa un'ora. Vediamo se è presente qualcos'altro. No, non sono presenti le cuffiette, forse vado a pretendere un po' troppo. Mettiamo da parte, iniziamo subito ad analizzare il nostro smartphone. Non arriva con le classiche pellicole preapplicate con tutta la scheda tecnica sul pannello, ma troviamo una pellicolina per protezione applicata veramente ad opera d'arte. Iniziamo a vedere la parte laterale, effetto wow, molto bello esteticamente. Addirittura sembra realizzato in vetro, ma è realizzato in policarbonato. Vi faccio un esempio, vi faccio vedere a confronto Realme GT6. Sulla colorazione qui su Poco siamo su una tonalità un po' più scura, ma guardate che bello questo smartphone. Reparto fotografico con, vedete, il vetrino della fotocamera leggermente rialzato. Vi parlo subito di dimensioni: 168x78x8.1 mm, peso 195 grammi. Si sentono e mi pare che lo smartphone comunque sia è abbastanza bilanciato. Se lo andiamo ad appoggiare, qui abbiamo un po' di movimento. Lui ha una particolarità, ha una certificazione IP53 che su Poco non è facile trovare su questa fascia di prezzo. Abbiamo 3 anni di aggiornamento, lui è disponibile in 3 colorazioni, silver, purple e nero. Arrivati a questo punto andiamo ad accendere lo smartphone, ma vi dico una cosa in più per quel che riguarda la batteria. Batteria garantita per 4 anni, sino all'80% con 1000 cicli di ricarica all'attivo. E qui sotto questo aspetto abbiamo veramente tanta roba.
Già si inizia ad intravedere il pannello, un pannello interessante. Vi dico subito che a bordo troviamo Android 14. Andremo a vedere le patch. Vedete, powered by Xiaomi HyperOS. Siamo pronti per la prima installazione. Ha impiegato veramente molto poco tempo per avviare il tutto. Andiamo avanti. Impostiamo la regione. Come sempre, vado ad inserire il Wi-Fi. Trasferimento dati da un vecchio a un nuovo smartphone. Saltiamo il passaggio della SIM, la inseriremo più tardi. Andiamo a connetterlo ad una rete Wi-Fi e ci rivediamo a smartphone avviato. Nel frattempo però che va a prepararsi il tutto, andiamo ad analizzare il carrellino SIM. Veramente bello che incastrato, abbiamo un'ottima guarnizione a proteggere il tutto. Dual SIM, dual standby, entrambe in 4G, non è presente il 5G. Abbiamo la possibilità di espandere la memoria interna dello smartphone sino ad un massimo di 1 tera. E diciamo che forse uno degli aspetti che non vi piacerà tanto è la mancanza del 5G, ma noi proseguiamo con la coppia dati e ci rivediamo tra poco. Ci siamo, smartphone avviato. Nel frattempo lui sta ultimando di installare tutte le mie applicazioni. Vi faccio vedere qui 9 su 127. Andiamo ad aumentare la luminosità del pannello e qui parliamo di una unità diversa da quelle ultime che abbiamo visto. Parliamo di un pannello da 6,79 pollici, risoluzione Full HD Plus Dot Display 2460x1080, 395 ppi, un rapporto di 20 noni, chiaramente si vede, non è uno smartphone piccolissimo, ma guardate quanto è ben realizzato esteticamente, assomiglia tantissimo anche a Poco F6. D'altronde Poco sta realizzando gli smartphone praticamente quasi tutti con lo stesso design. Vi dicevo che le cornici sono abbastanza simmetriche sulla parte laterale, aumentiamo un po' di più sulla parte alta, un po' di meno sulla parte bassa, ma diciamo che per il resto molto bene. Abbiamo anche il forellino, non abbiamo la goccia, un design quasi simile a quelli che abbiamo già visto su tanti altri Poco. Abbiamo un po' più di stondatura qui sopra sugli angoli e vado ad occupare circa il 90% della superficie con un refresh rate a 90 Hz settabile. Luminosità tipica 450 nit, luminosità massima 550 nit. Vedremo come si comporta sotto il sole. Andiamo avanti, vi faccio vedere subito, entriamo all'interno delle impostazioni. Parliamo di connettività. Connettività completa, è presente l'NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi Dual Band, GPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, accelerometro, USB-C 2.0. Abbiamo il jack per le cuffie, analizzeremo lo smartphone tra poco più nel dettaglio. Abbiamo uno speaker abbastanza potente, andremo ad ascoltarlo tra poco. E persino abbiamo il sensore infrarossi e il sensore di prossimità fisico. Torniamo indietro, entriamo all'interno del display. Vi faccio vedere come è possibile attivare velocemente e disattivare la modalità scura, nero molto profondo, ottimo con questo pannello con una risoluzione Full HD Plus, è abbastanza rapido il cambio. Qui possiamo attivare o disattivare la modalità diurna, luminosità dello schermo, combinazione dei colori. Io lascerei tutto così come sta. Lasciamo su vivido, modalità lettura, frequenza di aggiornamento. Predefinita, diciamo che sta sui 60 Hz, qui andiamo a settare sino a 90 Hz, lo possiamo impostare in automatico sempre a 90 Hz. Gesture funzionano molto molto bene, a dir la verità. È possibile andare a personalizzare ovviamente lo stile, il layout. Entriamo sulla schermata home, abbiamo la possibilità di personalizzare sia il nostro cassetto, possiamo utilizzarlo anche in modalità classica, ma abbiamo la possibilità di gestire persino
la schermata con Google Discover. Andiamo avanti, vedete qui 5x6, navigazione a gesti oppure navigazione con i tre pulsantini, informazioni. Qui dobbiamo andare a vedere però che cosa troviamo all'interno. Troviamo subito un aggiornamento HyperOS e qui andiamo a vedere le novità. Sono appena arrivate le patch di luglio e quindi dovrò andare ad effettuare l'aggiornamento. Iniziamo a scaricarlo, quindi per quel che riguarda gli aggiornamenti, molto bene, come vi ho detto, ci va a garantire 3 anni di aggiornamenti. Vi faccio vedere come qui possiamo andare a personalizzare il nostro smartphone, sfondo, icone, carattere, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, possiamo scegliere un carosello persino per il nostro sfondo, notifiche con flash. Vi faccio vedere, possiamo attivare questa notifica, abbiamo un segnale luminoso dal flash posto sulla parte posteriore, molto carina. Io l'ho attivato per orologio e telefonate, vi faccio vedere una anteprima, proviamo e va ad illuminare il nostro flash con 2 lampeggi. Impostazioni aggiuntive, e qui è quello che ci interessa, estensione della memoria. Possiamo espandere la memoria del nostro smartphone di 2, 4 o 6 giga di RAM. RAM in questo caso variante 6128, disponibile 8256, RAM LPDDR4X. Torniamo indietro e dobbiamo vedere che cosa ci va ad offrire il nostro smartphone. Entriamo su aggiornamenti, ha scaricato già il nostro aggiornamento. Come vedete, Android 14 a bordo, avevamo le patch di gennaio. Andiamo ad aggiornare il tutto, usciamo, vediamo se è andato a scaricare il nostro amato DevCheck, perché vi devo parlare di che cosa troviamo a bordo di questo smartphone. Troviamo un processore abbastanza recente, parlo di un MediaTek Helio G91 Ultra. Octa-core 2 GHz 64 bit, 2x Cortex A75 2 GHz, 6x Cortex A55 2 GHz, processo produttivo 12 nanometri. Non è un fulmine, però diciamo che con questo nuovo processore qualcosa è stato migliorato e andrà a girare un po' meglio il tutto, andando ad estendere la RAM di quegli altri 6 GB. In questo caso, avendo invece la variante 8256, andremo ad aumentarla di 8 GPU, Mali G52 MP2, sensoristica completa, come vi ho già detto, memorie UFS 2.1 e quindi sotto questo aspetto abbastanza bene, è presente l'NFC come vi ho già mostrato. Andiamo a vedere le certificazioni, sono curioso, andiamo qui giù in basso, certificazioni Wind Vine di livello 1, per niente male. E siamo già con una scheda tecnica abbastanza buona su questa fascia di prezzo, prezzo che vi dirò comunque sia a fine video. Batteria, vedete, 5030 mAh. Andiamo sulla fotocamera e qui abbiamo un sensore veramente molto interessante, ovviamente pixel binning, 12 megapixel, 108 megapixel, ma un aspetto che ce la fa apprezzare, l'apertura focale da 1.75, un obiettivo a 6 lenti, zoom 3x, flash a LED, autofocus, zoom digitale, panoramica. Abbiamo una fotocamera completa, andremo a vedere tra poco che cosa ci va ad offrire l'interfaccia. I video vanno girati a 1080 30 fps, ma vedremo se riusciamo a fare qualcosina in più, perché ogni tanto le schede tecniche che troviamo online, un qualcosa di diverso è presente sempre all'interno dello smartphone. Vediamo che cosa ci dice su sicurezza. Qui va ad effettuare, possiamo scegliere se effettuare la scansione, la cancellare la cache, in sostanza diverse cose. Di cosa vi devo parlare, cosa non vi ho detto? La cam frontale, camera selfie 13 megapixel, apertura focale 2.45, funzionalità HDR, ritratto, timelapse, video 1080 30 fps. Arrivati a questo punto vi devo andare a mostrare come lui si comporta nell'utilizzo generale, poi andremo ad ascoltare l'audio e successivamente andiamo a parlare di
fotocamera andremo a provarla. La Repubblica, vibrazione sempre decisa da parte di Poco, stessa classica che utilizziamo sempre su questa fascia di prezzo, non male, abbastanza decisa. Qui vedete come va a caricare il tutto. Diciamo che questo processore non è per niente male. Accettiamo e vedete come è andato a caricare tutti gli articoli. Guardate il refresh rate, come si comporta molto molto bene. Apriamo un articolo aperto, andiamo a leggerlo tranquillamente e usciamo un po' da tutto. Arrivati a questo punto vi voglio far ascoltare l'audio e andiamo a cercare subito giù in basso YouTube, così andiamo a vedere che cosa ci vuole offrire il pannello e ascoltiamo l'altoparlante in mono, ma che da quello che ho letto, ho potuto sentire, è veramente molto alto. Andiamo a scoprirlo subito. Molto bene l'audio per questo Poco M6, veramente molto alto, le immagini sono belle nitide, i colori ben riprodotti e diciamo che il pannello è abbastanza buono, ma vi faccio vedere un altro aspetto. Entriamo all'interno delle impostazioni, vediamo la qualità massima di visualizzazione, entriamo su impostazioni avanzate, possiamo impostare sino ad un massimo di 2160 a 60 fps. E quindi qui abbiamo uno smartphone che va a supportare, come vi ho già mostrato, contenuti ad alta definizione. Adesso è arrivato il momento di visionare l'interfaccia della fotocamera, interfaccia che abbiamo già visto su tanti altri Poco. Qui vi faccio vedere subito che abbiamo la possibilità di gestire lo zoom modalità foto 1x3 per flash automatico, manuale, HDR manuale automatico. Qui scendiamo, clicchiamo sulla freccetta, abbiamo la possibilità di gestire il nostro rapporto d'aspetto 9/16, schermo intero, io vado ad impostare 9/16, griglia, macro, timer, tocca per scattare, in sostanza raffica, andiamo ad impostare ovviamente la nostra filigrana, togliamo e lasciamo solamente il nome del nostro dispositivo, vi faccio vedere su video, 1x, 3x, qui andiamo a gestire solamente 1080, peccato, 30 fps, avrei preferito almeno un 60, perché non installarlo già di base anche sugli entry level. Vediamo che è presente il time lapse, ritratto, modalità notte e qui abbiamo la nostra modalità 108 megapixel, quella che andremo a provare subito perché ovviamente la dobbiamo provare alla massima qualità. Proviamo subito uno scatto e vediamo la messa a fuoco sulla confezione. Primo scatto, proviamo uno scatto ravvicinato alla piantina. Adesso facciamo una cosa, proviamo uno scatto 108 megapixel con messa a fuoco automatica, proviamo la messa a fuoco manuale, così andremo a vedere le differenze. Classica foto, qui andiamo a tappare ai neon, vediamo la qualità dell'immagine. Mi sposto un attimo e vi faccio vedere uno scatto al quadrettino di Realme. Adesso è arrivato il momento di andare ad analizzare i primi scatti con il nostro Poco M6. Tutto sommato la messa a fuoco è molto buona, l'immagine è molto nitida, i colori sono ben riprodotti, c'è il dettaglio. E vediamo lo scatto con messa a fuoco manuale, scatto con messa a fuoco istantanea. Diciamo che con la messa a fuoco manuale abbiamo un po' più di precisione e un po' più di luminosità. Non male anche l'altra, ma la troviamo un po' più bassa di luminosità. Vediamo la foto alla nostra confezione, non male, il giallo ben riprodotto. E arrivati a questo punto, vi
Vi faccio vedere come ultima cosa una panoramica dello smartphone, non ve l'ho mostrata, vi faccio vedere che sulla parte laterale è presente il carrellino, l'abbiamo già visto, parte alta jack da 3,5 mm per le cuffie, quindi molto bene, e non capisco il perché questi jack da 3,5 mm debbano posizionarli sempre quasi al limite della scocca, o al limite del display o al limite della scocca. Andiamo avanti, sono presenti gli infrarossi, possiamo comandare gli elettrodomestici e quindi è un aspetto interessante. Altra cosa, parte laterale destra, pulsantini di accensione e spegnimento, implementato il sensore per lo sblocco con impronta digitale, il bilanciere del volume, qui sulla parte bassa troviamo un singolo microfono, porta USB di tipo C2.0 e l'altoparlante, un altoparlante veramente bello bello alto. Arrivati a questo punto dobbiamo trarre le prime impressioni su questo Poco M6 e vi vado a parlare subito di prezzo. Siamo arrivati alle conclusioni anche per questo primo unboxing Poco M6 liscio. In questa variante 628, a prescindere dalla colorazione che andrete a scegliere, che sia questo bellissimo silver nero oppure la colorazione purple, ha un prezzo sul Mi Store di 150 euro. Per la variante 8256 arriviamo ai 180 euro, quindi più o meno sui 30 euro di differenza. Ma attenzione, io vi posterò qui sotto il link al prezzo più basso per questo smartphone, perché in questa variante ci sono diversi sconti. Ma vi dico anche che su Amazon andremo a risparmiare qualcosa, ma ci sono delle offerte su AliExpress e riuscirete magari a pagarlo qualcosina in meno. Comunque vi lascio qui sotto tutti i link se siete interessati all'acquisto. Come sempre vi ringrazio per il vostro tempo, per il vostro supporto quotidiano e vi invito ad iscrivervi numerosi al canale e attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime news. Noi ci vediamo alla recensione completa di questo Poco M6.